Point pacing per quanto riguarda la stimolazione biventricolare, la stimolazione con micro pacemaker ad introduzione direttamente in femorale e naturalmente i nuovi palloni per ablazione della fibrillazione atriale. Questo credo siano le tre novità fondamentali presentate a questo congresso, che però fanno fare un salto in avanti a queste tre tematiche complesse. Cosa c'è di nuovo nelle estrazioni cateteri? Nuovi device non ce ne sono, c'è il laser 80 Hz che è il doppio più potente rispetto al 40 Hz, esistono poi dei tools per rompere il calcio e inoltre un nuovo device che serve per aspirare vegetazioni molto ampie che permetterebbero poi l'estrazione per via transvenosa dei cateteri. E quello che noi stiamo mettendo a punto, abbiamo già fatto 8 pazienti con estrazioni estremamente complesse, difficili, ad alto rischio di rottura della vena cava superiore. In questi casi abbiamo sviluppato una nuova tecnologia che è l'utilizzo della toracoscopia per seguire l'estrazione specialmente della cava superiore, dell'angolo di congiunzione tra cava superiore e atrio e l'atrio stesso, che sono i punti più complessi dell'estrazione cateteri. Ecco, in toracoscopia noi riusciamo a seguire tutto l'intervento e quindi rendere molto sicuro anche una fase complessa dell'estrazione cateteri. Io credo che il futuro sarà andare in questa direzione per quanto riguarda i casi complessi.